Ciao a tutti ragazzi, rieccoci a OceanCraft. Allora, era un po' che non registravo una parte, sinceramente. È passato boh, circa un mese dall'ultima parte che ho registrato. Vabbè, poi il caricamento del video sarà stato ovviamente regolare, però sapete che io prima registro molti video e poi li carico. Vabbè, comunque sia. Aia, aia. Volevo appunto oggi registrare una nuova parte. Allora, aspettate, faccio una piccola cosa. Usiamo questo piccone qui, che cioè è più utile per minare un po' di cobblestone. Adesso è notte. Comunque sì, adesso ci faremo un letto. Vi chiederete come, perché non abbiamo la lana noi, perché non ci sono le pecore qua. Però abbiamo dei fili, no? Delle corde. E grazie a questi ci possiamo fare almeno 3 cubetti di lana, se tutto va bene. Poi, vabbè, spero di trovare altri fili grazie ai ragni. Guardate. Donna, ragazzi. No, ho preso. Sì, l'ho preso. Ok, un'ultima cosa, ragazzi, arrivo. Ok, vediamo quanti pezzi abbiamo. Vabbè, benissimo. Il mob spawner, non so perché non stia funzionando, non si sa. Boh, magari, che ne so. Vabbè, allora vediamo. Abbiamo 26 cordicelle. Vediamo se riusciamo a farci un letto. Anzi, no, bisogna fare. Sì, dai. E adesso ci facciamo un bel letto, così finalmente possiamo dormire. Lo mettiamo qui il letto, un letto semplice. Spero che non mi entri mob in casa, no, è vero. Con le nuove versioni di Minecraft, quel bug è stato fixato. Oddio, ma che lag c'è? Oh, c'è un piccolo lag. Anche se sto giocando offline, naturalmente. Però ovviamente gli zombie possono sfondare le porte di legno, non quelle di ferro. Per questo dovrei prendere alcune precauzioni. Vabbè. Un'altra cosa di cui vi volevo parlare è il nostro angolo delle coltivazioni. Fuori dal video è cresciuto un pezzo di. Appunto, è cresciuto il grano, l'ho raccolto. Adesso ho altri due sementi. Ho una farina d'osso, adesso faccio crescere subito. Poi tolgo. Perfetto. Adesso queste qua, le tolgo tutte, sapete perché? Perché adesso voglio fare un nuovo angolo per le coltivazioni. Un nuovo angolo per le coltivazioni che però si unisce alla mia casa. Quindi, vabbè, adesso toglieremo questi vetri qua. Facciamo qua la porta, e la legna, dov'è qua? Ok, perfetto. Adesso qua ci faremo tutto. Dunque. Delle recinzioni non credo neanche di averne bisogno, perché tanto se è al coperto. Infatti intendo fare proprio un angolino coperto. Però ci siamo rotti. Lascia. Facciamocene una in ferro. Allora, 1, 2. Perfetto, questa è potente. Perfetto, va meglio. Vediamo, c'è da progettare bene. Innanzitutto qua voglio fare una cosa col vetro, appunto un grande finestrone col vetro. Qua chiudiamo. Voglio fare anche una cosa a due piani, no? Non so se mi sono spiegato bene. Qua vetro, vetro, facciamo. Ma potremmo farlo largo? No, fin qua mi pare anche. No, giusto, mi pare giusto, va. Usiamo il legno. Le coltivazioni potremmo farci. Ah, ovviamente poi dopo voglio farmi una scalinata che da qui va in alto e accediamo a un altro piano. Dove lì ci farò altre farm. Dunque,
Sarà una cosa veramente difficile trovare tutto. No, vabbè, la sabbia ce l'abbiamo, però è il carbone che magari. No, mociona! Che magari ci potrebbe un po' mancare. Vediamo qua, vediamo di fare. No, perché? Sempre, tutte le volte. No, vabbè, comunque mi mancava registrare un po' di parti di Oceancraft. Che è una serie che volevo tanto cominciare e devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. A parte, vabbè, qualche due parti circa che, cioè, dove ci siamo annoiati, ma per il resto spero che stia piacendo anche a voi questa serie, comunque. Allora. Ok. Vabbè, facciamo così. Perfetto. Dunque, vediamo. Io vorrei fare anche una delle finestre per la mia casa principale. Dunque, così mi pare che possano andare bene. Teniamo pure aperte le porte, tanto. Allora, abbiamo due vetri, quindi usiamoli subito. Perfetto. Qua ce ne serviranno molti, molti di più. Vediamo, la sabbia ce l'abbiamo, il carbone, ma sì, ce l'abbiamo, quindi mettiamo subito a cuocere la sabbia per farla diventare vetro. Poi col legno ci facciamo una porta che tanto, cioè la possiamo fare anche di legno, tanto il pavimento ovviamente. Oddio, devo stare attento perché non posso risalire. Il pavimento ovviamente sarà di terra perché se lo dobbiamo coltivare. Dunque, io direi di fare iniziare le coltivazioni qua con la zappa, sempre se mi ricordo dov'è la mia zappa. Questa qui, i sementi, tipo di fare una striscia per adesso così. Adesso con la farina d'osso ne facciamo crescere rapidamente qualcuno. Cemento. Semente, scusate, perché il singolare è semente. Ovviamente adesso qua si. Ah, perché non. Aspettate, forse credo di aver capito. Ma non so, in teoria dovrebbe essere già irrigato da questi pezzi. Vabbè, aspettate, facciamo una cosa. Adesso risaliamo facendo così. E dei secchi ce li abbiamo? No, non abbiamo dei secchi? Come cazzo è possibile? Vabbè, ce ne facciamo uno perché uno può bastare. Vediamo se adesso si irriga per bene. La spada ce la possiamo mettere anche da parte, tanto adesso non ci serve. Adesso dovrebbe irrigarsi per bene queste. Abbiamo un'ultima farina d'ossa, usiamola. No, no, non devo saltare lì perché altrimenti rischio di rovinare proprio la coltivazione. Poi facciamo un buco qua. Sì, vedete che adesso con l'acqua lì si irriga. Non so perché prima no, perché in fondo l'acqua è sotto, quindi andrebbe bene comunque, ma no? Magari hanno cambiato qualcosa nelle versioni di Minecraft. Vabbè, adesso risulta una cosa poco geometrica. Anzi, no, invece se la espandessimo. Se espande. Sì, c'è così? Boh, non lo so. Adesso col legno ci facciamo qua il muro. Ma una cosa così può anche andar bene, dai. Vabbè, poco completo. Ecco, così va meglio.
Dunque, qua speriamo che cresca rapidamente. Vediamo qua il vetro quanto sta. Wow, questo carbone dura veramente tanto. Oh, perfetto, dai. Per adesso può... Anzi, aspettate, eh. Volevo mettere delle torce per illuminare. No, non credo fino a dove possono contare queste torce qui. Ce l'abbiamo. Vabbè, il legno comunque sì, ce l'abbiamo. No, aspetto che si cuociano tutto. Intanto vado a prendermi dell'altro legno qui. Tanto che mi costa. Dunque, adesso deve cadere il sapling fra un po'. Intanto deposito il grano qui. Adesso possiamo farci benissimo il pane. Quindi uno, due pagnotte. Perché per cambiare un po', non possiamo mangiare sempre solamente pesce. Ok. Dunque adesso vediamo un po' cosa fare. Ma mi pare che... mi chiedo se sia corretto così. No, aspettate. Voglio fare una bella cosa tutto col vetro, come la prima mia casa su Minecraft. Sì, dai, così con questo bel vetro può andare bene. Tanto qua, vedete che sta già crescendo. Prendiamoci questi altri pezzi. Voglio fare proprio una bella isola. Dunque, perfetto. Va bene, dai ragazzi, per questa parte può andare bene così e ci sentiamo alla prossima di OceanCraft. Ciao ciao!